come trasmetto l'anima al vino. Credo mettendo anima nel lavoro che faccio. Non ho un segreto. È un lavoro che amo molto perché prima di tutto amo moltissimo questo posto. Questo posto in particolare che è legato alla mia storia, alla mia famiglia. È questo posto che si trova in Sicilia, che è una terra meravigliosa. Russet, it's shy, but I want to meet you someone. It's shy, but it's curious. Millie. She was my first girlfriend when I live alone in the farm. Se vuoi sapere cosa penso se il vino se nel vino è presente il carattere del produttore, posso rispondere che assolutamente sì, anche molto più di quanto il produttore possa pensare, in alcuni vini. In altri lo è attraverso la personalizzazione che il produttore in qualche modo vuole. Poi è divertente vedere che alcuni produttori pensano che ci sia il proprio carattere, ma hanno demandato di mettere il carattere di un enologo, di una persona terza. Mentre ci sono produttori che pensano, un po' come me, che pensano di fare il miglior vino possibile e poi in realtà c'è lui e quindi non potrà mai essere il miglior vino possibile. In ogni caso c'è, il produttore c'è sempre. Anche quando decide di non esserci. Ma l'importanza per me degli animali è prima di tutto personale, nel senso che io ho veramente bisogno di stare con gli animali. Ora poi ti mostro una cosa. E poi come agricoltore è molto importante anche per la campagna. Una campagna senza animali è una campagna senza vita, diceva mio padre. Attraverso la biodinamica ho potuto comprendere anche a fondo quello che mio padre diceva in maniera molto semplice, ma alla fine anche molto profonda. E quindi anche nella battuta che avevo fatto prima ad Annette, la cacca che fanno questi animali è preziosa. Questa forma di allevamento noi la chiamiamo tendone. Tendone o pergola, si chiama anche, ma insomma, qui da noi si chiama tendone. Questo è stato impiantato da mio padre circa 40 anni fa, quindi hanno una quarantina d'anni. Io trovo che è una forma di allevamento in questo momento molto attuale, perché il principio è che tutta la vegetazione va in alto e i frutti sono bassi, protetti dal sole. E se pensiamo che siamo in Sicilia, che oggi sempre di più dobbiamo proteggerci, proteggere le uve da annate che sono molto calde e che già si parla di coperture dei vigneti, soprattutto a spalliera, con dei teloni, proprio per evitare che il sole troppo caldo
bruci quella parte che poi è aromatica, che dà profumi e aroma al vino. Il tendone è un sistema di allevamento che oggi forse è veramente attuale. L'importanza di coltivare a file alterne è legata al fatto che comunque in inverno dobbiamo entrare in vigna per fare la potatura, tirare la legna, legare, e quindi abbiamo una fila di lavoro e una fila che lasciamo al sovescio, che è questa pratica di concimazione, di far apportare azoto alle piante, in questo caso favino, su una fila, l'altra è di lavoro. Non ho realmente un vino preferito, ma ho tanti amori come tanti figli. Può sembrare una risposta banale, ma è vera, è verissima. Il Trebbiano per me è un'uva che si è adattata benissimo in questi luoghi, e questa è una cosa che io adoro, nel senso avere una vigna, un'uva come un albero. Io soprattutto adoro quando cresce spontaneo nel punto giusto. Tutte le piante che crescono spontanee, le piante che hanno la minore necessità di acqua, di cure, di attenzione, perché è qualcosa di veramente forte che lì si trova bene. E il Trebbiano da noi è arrivato qui, in questi luoghi, circa 500 anni fa, come la mia famiglia. Quindi da posti diversi si sono incontrati qui, ed è un'uva veramente per certi versi facile da coltivare, mi ha sempre fatto felice nelle vinificazioni. Quando sono state difficili, alla fine sono venuti forse i miei vini più belli, più beh, quelli che io comunque ho amato di più. E poi il cataratto. Sono estremamente orgoglioso di presentare il mio cataratto, perché è un cataratto che è sicuramente l'espressione più genuina e sincera di coltivare il cataratto e vinificarlo qua a Cerasa, e quindi è un'espressione di sicilianità onesta, genuina, sincera, che mi piace molto. Il rosso di Cerasa, il bianco di Cerasa è l'omaggio che io ho voluto fare a questo luogo. Un omaggio non in senso simbolico, solamente simbolico, un omaggio perché ho cercato di capire quali piante selezionare e da che punti per queste bottiglie. Sono poche bottiglie, quindi è un lavoro che altrimenti sarebbe folle, ma è un lavoro di selezione estrema, per fare il vino che faceva il mio bisnonno, il vino che rappresenta questo luogo, quindi la mia famiglia qui, in questo luogo, e in quell'anno, attraverso me, le mie mani. E quindi alla fine amo un po' tutti i miei vini come dei figli. Il cibo, il vino, tutto ciò che noi ingeriamo dei cinque sensi è il più intimo, è quello che noi non tocchiamo, non odoriamo, noi lo portiamo dentro il nostro corpo. E io trovo che quando assaggiamo un vino ci hanno spiegato che il vino va osservato nel colore, odorato, assaggiato, e questo per me è tutto legato semplicemente all'estetica del gusto, e quindi è piuttosto limitata come approccio.
perché penso che lo dobbiamo bere per capire se è un vino che ci piace veramente o no. Fino a che lo odoriamo, lo gustiamo in bocca, ma non lo mandiamo giù, non avremo una risposta che è quella dei sensi, ma nel senso proprio cellulare, delle cellule che ce lo respingono o ce lo fanno amare. Un vino, in qualche modo, secondo me, lo senti veramente nelle gambe, non nella testa, non nei... sento non tanto la ciliegia, ma quel sapore di quando ero bambino. È sempre estetica, è mentale, ma nelle gambe tu senti se quel vino ti fa bene, ti mette energia o se te la leva. Se non si arriva a questo livello di comprensione della qualità del cibo, del bere e del vivere, credo che oggi mettiamo tra le nostre priorità tantissime cose che sono completamente inutili per noi, realmente, come esseri umani. L'ultimo smartphone, parlavamo prima dei comfort della città, per carità va tutto bene, ma va bene nella misura in cui è legato anche a uno stile di vita. Perché prima di tutto veniamo noi, e noi abbiamo, penso, cioè sarebbe meglio mettere nelle priorità ascoltare un po' di musica ogni giorno, di buona musica ogni giorno, di vedere qualcosa di bello, cercare di avere accanto persone che ci facciano veramente stare bene, bere soltanto delle cose che ci diano energia e mangiare cibi di qualità, ma le persone ci devono arrivare da sole. Io penso che è un processo di evoluzione. L'importanza dell'eredità è qualcosa che si pensa sempre a ho ricevuto un'eredità. Ma in realtà la terra ti lega all'idea anche di cosa lasci agli altri. In questo senso io amo pensare io non so se mio figlio vorrà continuare il mio mestiere, il mio lavoro o la mia passione. Ma sicuramente gli lascerò un valore aggiunto legato a questo luogo. E poi in ogni caso sono sereno che o a mio figlio o a qualcun altro questa terra la sto lasciando coltivata bene, senza averla sfruttata in senso di averla impoverita, ma credo di averla arricchita. E io sono in questo senso, mi sento debitore a questo luogo, però credo di anche avere dato. E questo balance, quello che ho ricevuto e quello che sto dando, è una cosa che mi fa personalmente molto bene.